Si è tenuta nel 2002 la prima università dei bambini a Tubinga in Germania. Nell'ottobre del 2006, per iniziativa di Barbara Magliani e dell'allora consigliera provinciale Marinella Sclocco, è diventata realtà anche in Abruzzo e, per la precisione, a Pescara, dove l'Unibam è diventato un punto di riferimento per gli alunni e gli insegnanti di molte scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine. Quest'anno, in concomitanza con il 10° anniversario, l'assessore all'istruzione Marinella Sclocco, affiancata dalla stessa Magliani, coordinatrice del progetto, ha voluto presentare le principali iniziative previste in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Pescara in Regione. La particolarità dell'Unibam risiede nella circostanza che allievi di scuola primaria delle quarte e quinte classi sono chiamati a seguire lezioni di fisica, chimica, filosofia, statistica ed informatica tenute da docenti universitari, materie notoriamente escluse dai programmi didattici della scuola elementare, ma che, se affrontate con un approccio adeguato all'età degli alunni, possono incidere positivamente sulla crescita formativa dei giovanissimi studenti ed orientarli nelle scelte scolastiche future. Rispetto alle prime edizioni, ha affermato l'assessore Sclocco, questa interessante realtà ha dovuto fare i conti con sempre minori risorse a disposizione. Tuttavia, grazie all'impegno della coordinatrice Barbara Magliani, il supporto della Fondazione Pescara Abruzzo e dalla collaborazione delle università e di TUA per il trasporto degli studenti, si è riusciti a non far esaurire l'esperienza. Quest'anno, oltre al consueto ciclo di lezioni previste, ha spiegato l'assessore, sono state organizzate infatti due trasferte, la prima all'Università di Teramo e la seconda all'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso per una lezione di fisica. Ascoltiamo comunque a riguardo l'assessore Sclocco. Assessore Sclocco, che cos'è Unibam? Unibam è un'esperienza che nasce nel nord Europa, ma che è stata portata in Abruzzo, a Pescara, da 10 anni. Nel 2006 ho avuto l'opportunità di prendermi cura di questo progetto come consigliera provinciale e sono contenta dopo 10 anni di festeggiare il 10° anno di Unibam. Devo dare un grande ringraziamento a Barbara Magliani, che è riuscita a seguire il progetto e organizzarlo per 10 anni, nonostante a volte l'assenza delle istituzioni, e devo dire grazie a tutti coloro che hanno partecipato, cioè alle università, l'Università di Pescara in particolare, e quest'anno anche al New Entity dell'Università di Teramo, alla Fondazione Pescara Abruzzo e quest'anno anche, diciamo, alla presenza di TUA, che è stata determinante per poter riuscire a fare gli spostamenti. Che cos'è Unibam? È un progetto che permette ai ragazzi delle scuole elementari, quindi ringrazio anche gli insegnanti delle scuole elementari che sono state sensibili per 10 anni, permette ai bambini di scuole elementari di entrare in un contesto di apprendimento completamente diverso da quello solito, perché di fatto i bambini entrano nelle università e fanno lezioni universitarie su temi tipici universitari, e quindi fanno lezioni di economia piuttosto che di statistica, piuttosto che di scienze sociali, lezioni che in genere nelle loro classi elementari non si fanno. È dimostrato che negli anni i bambini riescono, proprio avendo quindi cominciando ad avere dimestichezza con contesti più economici che come umanistici o filosofici, riescono a fare delle scelte migliori e più ponderate nel futuro rispetto alle scelte scolastiche, quindi anche poi lavorative più mirate, e naturalmente è chiaramente comprensibile vedere come i bambini riescono ad apprendere anche concetti molto complessi se presentati a loro in maniera adeguata. Quindi è un grande laboratorio Unibam. Quest'anno riusciremo a portare al di fuori della nostra provincia di Pescara i bambini che andranno andando nei laboratori del Gran Sasso a fare delle lezioni di fisica, e poi andranno anche all'Università di Teramo a fare delle lezioni di chimica. Quindi davvero ringrazio tutti e credo, insomma, di poter dire di essere molto soddisfatta di questo progetto.